chiami anche a me? Sì, non ti preoccupare, tu yeah, mettila a centro, Non bruciate le mani. Decine e decine, tutto del visore, no? E sai che si vedeva? Si vedeva tutta la città, da là dentro loro. Tenevano sotto controllo tutti i distretti della città. Buenas tardes. Ma se sei italiano? Non voglio sentire parlare. Sei italiano, parli spagnolo? Antonio, ci sta imparando spagnolo, eh? Antonio, buonasera! Non mi sembra questo pomeriggio di entrare nel fatto. Con l'immaginazione, con la fantasia, in questo momento mi trovo a Roma, a Via Veneto, nella celebre strada che Federico Fellini immortalò nel suo capolavoro cinematografico La dolce vita. Questo è un esemplare dell'esistenza, è un esemplare della condizione dell'esistenza umana. Lo vedi? Mi sapresti dire quale pittore italiano che visse la maggior parte della sua vita a Parigi, a Place du Tertre, a Montmartre, come si chiamava? Che era specializzato nel fare certi colli snelli. Come si chiamava? È famoso, lo conoscono gli inglesi, gli americani, tutto il mondo lo conosce. Faceva i colli lunghi. Vedi? Ah, romana. Modigliano. Amedeo Modigliano. Bravissimo. Allora, adesso, io, siccome sono a Via Veneto, e sono entrato in un caffè che è pieno di gente, assiepato, c'è il caffè di Parigi, a Caffè Doniso, accanto a Vodo del Gesù. Poi c'è la facella americana, lì accanto, conosco bene loro. Perché a confondere anche negli anni 60 andavo a fare gli esami di concorsi statali, a Via Veneto, ho fatto gli esami, mi sedevo a Via Veneto e pagavo 300 lire un caffè col bavaglino e compagnia per... e con tutte le donne spavacchiate che si sedevano a Via Veneto. E lui, comunque, e certo che in questo caffè, per se stesso con tanti clienti, tavoli, sedili, specchi, la e la sua atmosfera famosa, i rumori, le voci, i gattini, urtati di passi per l'Oriente e una pienezza densa. C'è un bailante, una confusione, una confusione che non hai idea. Ameri. E allora io cerco una persona. Questa persona si chiama Crollato Crolla. Americo. O Crolla Crollato. E allora io in questo bailame non riesco a spottizzare dall'inglese, a individualizzare, a localizzare questa persona. È come quando viaggi in una grande discoteca e cerchi un amico che è un abitué, che è assolutamente lì, però non lo riesci a trovare, a vedere, perché lui magari si sposta in quei momenti che tu cerchi di inquadrarlo, di spotizzarlo, lui si sposta. È perso di vista. Capisci? Una volta si sposta a destra, una volta a sinistra, una volta a... e non lo trovi mai. Per esempio tu vai a cercare a Piero, un amico tuo, e Piero non c'è mai, ma è là dentro. Essere il muso, capito? Allora io che cosa faccio? Un'operazione di nullificazione. Nullifico tutto quello che c'è attorno a te, con la cosa. Cioè, nullifico i tavoli, nullifico i piattini, nullifico i camerieri, nullifico le persone. L'essere il muso, no? Tu sei l'essere. Ma io devo nullificare perché devo trovare te. Poi, mi avvicino un cameriere. Bene, ancora non riesco, pur nullificando, non riesco a trovare. Allora vuol dire che Crolla Crollato non c'è oggi nel locale, non è venuto. Ma è impossibile, perché Crolla Crollato dice lì, il cameriere mi ha detto. Ma è lì, ma io non lo trovo.
è 2 ore con gli occhi giro, perché lui si sposta, si fa, e io praticamente in questa grande sala o in questo grande parco che ci ho davanti, che ci sono 100.000 persone, io non riesco a trovarlo, giusto? Ok, capitare a tutti. Allora, domanda un cameriere. No! Lei ha fatto una trasposizione, dice del nome. Come si dice trasposi quando fai una riforma dei matematici? Trasponi, la trasposizione del mondo dei matematici. No, della matematica. Lui si chiama Crolla Americo, non Crolla Crollato. Io lo chiamai Crollato perché andava in bancarotta tanti anni fa. Perché da Crolla viene, dal verbo crollare, crolla, viene il participo passato, crollato. E quindi praticamente. Dice, non è che lui è sotto accusa il capo espiatore. Per avere discorso sulla filosofia dell'esistenzialismo, no? Della condizione umana dell'uomo, cioè tu sei fra l'essere e il mondo, fra il mio e l'essere. Questo è Jean-Paul Sartre, il massimo esponente. Questo era un preambolo. Non dovreste leggere questo. Le mie ari dei fauci. Le cose c'è un liquido dionisiaco. Prendi un caffè, siediti e ti prendo un caffè, dai. Lui capisce? Ma è inglese. No, è ma stai capendo? Io inglese. Vedremo se capisce. Adesso io avrei bisogno di 2 gocce di liquido dionisiaco per inumidire le mie aride fauci. E poetico. Io, tu mi dissi 40 anni fa, l'America è una tigre di carta. Bei battaglia. Ecco perché dico che la Cina distruggerà l'America. Ah, stai, e no, ma leggere, c'è un discorso che è importante ora, devo presentare come se entrate un grande profeta con quei libri sotto. Quei libri là non è uno che ne esistono, ne esistono miliardi e miliardi e miliardi. E tristemente sono pure fatti belli, grossi, con la copertina bella e a volte ci sta piazzato pure il baffo. Chi l'ha fatto? Per 1700 anni abbiamo creduto che veramente quei libri c'era la verità e abbiamo apprezzato le parole di quelle persone che hanno scritto e che a volte ci stava pure la foto, pensando veramente che ci portavano avanti. Ma ho capito, lascio parlare. E pensando le cose, perché le promesse, sia quello che dicevano i libri, sia ognuno che è andato a governare, le promesse ne hanno fatte falangate. Invece. A falanga volevi dire. Ai parole siciliano, fai parlare da Luigi tutto. E c'ho già, ho capito. Però non se sei la gente ha creduto. Allora, pensando che portare un poco di whisky. Che prima o poi veramente erano trovata la strada giusta. Dice, facendo così, con questo partito nuovo. Fanno italiano un po' se è così. Ma tenne distaccato da qua. Addirittura negli anni 68. Quando l'America ha fatto il primo missile dietro alla Luna. Come ha fatto? Il primo missile dietro alla Luna. Non ha fatto questo. È stato. Che poi non è stata mai sulla Luna, è la pollo. Ho capito, ma non la facciamo lungo, se poi va sì, Io ho sentito queste parole alla televisione in Italia negli anni 60, dai grandi scienziati e studiosi. Hanno detto la scienza. Accorta la nuova tecnologia sta facendo passo da gigante,
se le cose continuano a crescere così, dici figurati, abbiamo arrivato alla Luna, se la scienza e la tecnologia messe insieme continuano a crescere così, al 2000 il mondo è tutto. Arrivato al 2012, il 50% dell'umanità e donna l'Europa fa la fame. Muoiono di 40.000 persone al giorno di fame. Due o tre settimane fa il telegiornale italiano ha confermato. Nell'Europa ricca, tu parli, capitalistica, muoiono 40.000 persone. Da per in tutta la terra abitata. Ma è tanto per sapere. L'altra due o settimane fa il telegiornale italiano ha confermato che nessuna nazione più ce la fanno davanti senza la includere. No, forse qua è il vento. Cosa è accaduto? È il vento, troppo persone vento. Persone che si mettono a parlare dicendo le cose si dovrebbero fare così e con lì, ecco, se eravamo fatte con lì, tutte erano andate. Invece le cose hanno andate 100%. Sono male. Andate, non La causa è stata una sola, non è che ce ne stanno tante. Tutti quei miliardi e miliardi di libri ammucchiati, grandi biblioteche in tutta la terra abitata, non hanno servito a un bottone, a niente, non hanno portato nemmeno l'1% di successo, hanno portato un regresso del 100%. Allora, è munezza. Ecco il libro che è semplice, che non ci sta scritto nemmeno. Quello non è il libro della verità, è della falsità, della menzogna. Che non ci sta scritto, chi l'ha scritto? Che ci sta con la testa sua. Perché chi ha scritto questo libro, ha fatto scrivere, è invisibile. Perché è invisibile? L'umanità mette in dubbio pure che non esiste. Però tanta gente dicono, se io lo vedo e lo tocco, allora credo. Se si poteva, chi ha creato il mondo e ha fatto il giusto libro, se si poteva vedere, si poteva toccare, era qualcosa di quattro soldi, tutte le cose che vediamo e tocchiamo. Invece le cose invisibili sono quelle che hanno un potere enorme. Tu vedi il vento, non ti vedi, però certe volte vedi il disastro che ha fatto. Un terremoto non si vede, ma spesso e volentieri. Dei palazzi, ma che l'hanno insegnato la santa. Però qua Dio è invisibile, però è un potere che qua ci dice, guardando intorno, vedendo la creazione, tutto quello che ha creato, la montagna, la stella, la luna, il sole, il cielo, milioni di fiori, gli uccelli che cantano così belli, animali. Avete già fatto pure tempo. Perché allora dovrei giocare a cavallo? Ti dà la conferma di un essere un miliardo di volte superiore all'essere umano. Allora, se come di chi ha creato questo mondo è miliardi e miliardi di volte superiore all'uomo, l'uomo era un semplice operaio che doveva governare questa proprietà di Dio come Dio voleva, accordo alla legge, alla sapienza di Dio, miliardi di volte superiore. Però cerca di chiuderlo il discorso. Perché sono lui. Tu vuoi dire perché il mondo è andato in me? No, aspetta. Per quale motivo il mondo è andato in me? Se cominciate a interrompo, se cominciate a interrompo, non si arriva alla conclusione. Arriva alla conclusione. Perché voi siete ignoranti in materia e vi prendi il culo a stare così. Finché non arriva fino in fondo. Allora, però chi è? Ma il discorso è degli aspettati. No, se sei tre ore, poi stiamo qua tre ore. Quando sei ignorato, non devi fare le conclusioni. Ma devi dare spazio per gli altri. Non devi fare come il prete. Ma non devi fare come il prete che parla per 5 ore. Aspetta, tu parli, quando sono finiti fallo parlare. Fallo parlare. Al momento che Dio è miliardi di volte superiore all'uomo, solo lui conosceva il segreto, l'amministrazione di questo mondo, sia economico, morale, sociale e fisico. Non è che ha lasciato l'uomo sprovvisto, che l'uomo doveva adattarsi andavanti, che era fatto tutte le cose precise e perfette, era tutto programmato qua, che l'uomo, benché
si crede che capitale, si crede di essere molto intelligente, però la sapienza umana si arriva a un solo scopo, per poter comprendere il nostro libro, e tutti si doveva muovere qua, perché qua circa 3600 anni fa il profeta Geremia, qua Geremia 10:23, Shara! Perché? Se incomincia dice tutti i profeti, Geremia, tutti i profeti. Se vuoi sapere la verità, non c'è niente di culo ascoltare. Ora, come fai a sapere? Non è la faccia di culo, no! Democrazia del discorso. A 10, a 10, 20, no, non strillare, non strillare. Noi parla piano. Fai di culo, lasciarlo così. Sono chiacchierato, ma la fai. Fai differente discorso. Poiché non appartiene all'uomo terreno la sua vita, nemmeno dirigere i suoi passi. Quindi l'uomo, gli uomini avevano semplicemente diritto riunirsi e prendere decisione da questo codice. Qua ci stanno migliaia e migliaia di cose che diceva di sì, che si poteva fare. Quella la sua quella so qui. Aspetta, io non discuto, ma io non discuto. Ad attempo interrompo. Ma se voi mi si mette a dire i 3000 prefetti profeti, non basta, lei è buono parlare di io, No, lo devi dire, ora devo finire il discorso. Devo finirlo. Non dovete interrompere. No, però a me non lo fare così. Ma io quando sarà Madonna, vuoi mantenere le spalle a qui di loro? No, ma un discorso importante, ne puoi far mica di 10 minuti. Ci vuole minimo un'ora e venti, o no? Ma se tu non ne sai niente, che ti stai zitto? A cucina vada a piano. Perché non vi siete zitti? Quando sono piano? Parla piano, quando siete dei gran bagliacci. Ah, scusa. Per quello avete fatto fare. Parla piano, fai la miseria. Che gli uomini avevano semplicemente diritto di unirsi e prendere decisione da questo codice. Qua ci stanno migliaia e migliaia di cose che diceva che sì, si potevano fare, e migliaia e migliaia di cose no. L'uomo si doveva fare governare, doveva governare questa proprietà di Dio sempre. Come Dio voleva, come Dio era stabilito, era programmato, al momento. Ha posato questo qui di... Vabbè, ma qui lo fa a te. Parla piano. Vabbè, ma di giorno, alle 11 di sera, ma al mattino non si può. Non è importante. Certo, no. Al momento io non sto dicendo niente. Potesse che ancora sta dormendo. Magari sta dormendo. Dal 350 dopo Cristo la Chiesa. Parla un po' più. Non gli ha fatto studiare più. La mando così, con un libro nuovo. E sa che cosa ha messo al primo posto? I libri di filosofia. E allora l'uomo, non avendo la mano stradata, hanno cominciato a riunirsi. Il cretino. Se prende decisione personale. Stabilire le leggi umane, facciamo così, facciamo così. Però nessuna di queste leggi umane che erano state prese per governare, nemmeno una ha portato un 10% di successo. Tutte quante hanno portato un 99% giù la situazione. Adesso siamo a bancarotta. Siamo a bancarotta economica, morale, sociale e fisica. Qua è programmato. Che queste cose già Dio lo sapeva, l'ha scritto l'Apostolo Paolo 2000 anni fa, qua alla seconda lettera di Timoteo. Ma tu pensi che l'Apostolo Paolo esistisse? Ma è stato sì, infatti è merda. Quindi ha detto che queste cose si avrebbero avverate, si sarebbero negli ultimi giorni. Allora, al momento che l'uomo, per essere tutti disubbidito a Dio, ha ignorato
fatto le sue leggi. Di avere subito. E ha fatto fallimento, ha fatto ridurci i mondi di Dio nei cimiteri. Per quando l'uomo è rimasto vittima dei grandi problemi economici, morali, sociali e fisici, allora Dio è obbligato, per la seconda volta in 6.000 anni di storia, che interviene, l'ha fatto pure 4.300 anni indietro, no? Quando intervenne, e disse il diluvio, facendo il cazzo pulito l'umanità, perché l'umanità di allora era una monnezza come oggi, era raggiunto 100% fare quello che Dio diceva di non fare, se la stavano a passare sopra. E quando l'uomo raggiunge quel livello, 100%, e ha fatto ridurre il mondo di Dio una porcheria, Dio reagisce. E quando reagisce Dio, non è che te la schiaffo o te fa una multa 300 panni, ti dice, how do you come forth, te pete, impatta qui, quindi tanto fai panni? No, Dio quando reagisce, Dio ha due lati, un lato positivo, che quando fa le promesse, buono, le ha sempre avverato, non ha mai voluto bene, ma quando fa le promesse di stancare l'umanità, non cambia idea, lo fa. Ti posso dire? Allora, un attimo, ecco. Qui ritorno a Pessoa, che Pessoa dice questo, che Dio, il diavolo, il rovescio notturno di Dio, cioè durante il giorno si chiama Dio, durante la notte si chiama diavolo, Dio, diavolo. No. Si scinde in due personalità, no, è quello che stai dicendo tu, è falso, no, è questo, no, 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 è uno dei più grandi poeti scrittori portoghesi, perché il Dio è il rovescio notturno del diavolo, no. La di giorno si chiama Dio e di notte si chiama diavolo, assumiti da parte fagiolo, ha interrotto la verità. Che faccio sentire il padre? Allora, mo, fatti di culo al tanto. Ha interrotto perché gli piace passare. Fallo parlare. Fallo andare avanti. Shut up, no. Fallo andare avanti. Essere è stato un inciso. Invece il diavolo è l'arcinemico di Dio. Con la sua manovra. No, sono tutta la stessa cosa. Anni, fallo finire. Anni, fallo finire. Il diavolo è una forza invisibile. È una forza. Riesce a dominare l'uomo. Come il vino è una forza che domina la sapienza umana, l'ubriaco, il diavolo è l'arcinemico di Dio, è l'oppositore, però una forza invisibile che riesce a dominare la sapienza umana e ha riuscito con la sua manovra piano piano a portare il genere umano a una convinzione che non aveva bisogno di essere sottomessa alle leggi di però a me posso dire una cosa? No, aspetta, ma non si può sconvincere questo diavolo. E fatti spiegare, no? Dice all'inizio. Ma tu non ci hai mai a dire questa cosa? Ascolta, non mi giocare. Quando parlo, sono ignoranti. Vorrebbero un discorso importante, vorrei interrompere. Vorrebbero che tu ci arrivi al dunque di 10 minuti, ma sono delle grannette, sì o no? Allora, perché ti fai niente di culo a stare zitta? Un minuto. Aspetta, vaffanculo. Non essere. Ma sento di starci. Sento un attimo. Ti voglio leggere. Ho tanto ha parlato forte che se c'era. Ma senti, ti fai niente di culo a aspettare, no? Chiudi sta la polizia, qua. Voglio leggere. Chiamano la polizia, qua. Ma lascialo perdere, se ti senti. Chi sanno. Tutte queste persone che dici tu sono tutte persone che non hanno servito a niente. Ma accetta la parola, no? Sì, ma devo ragionare. Ma scusa, sta a parlare a me, non tu. Ma hai parlato un'ora. Tu stai lì per quando ti hai studiato. Ti devi stare zitta. Ora, io lo voglio leggere. Io te non te voglio sapere. Con quello che dici con questa cassetta fa 30 miliardi. Allora, devo dare lo spazio a me, devi dare lo spazio. Perché io conosco la mia vita. Parlare un'ora, la polizia. Non siamo contro di te. Non è un dibattito umano.
fai di culo a stare? Ma siete donati? Se io ti so detto che il diavolo è l'arcinimico di Dio, però è una forza invisibile che domina la sapienza umana, piano piano ha fatto credere all'uomo che era intelligente abbastanza, non aveva diritto. Muori adesso, voi siete muori di fare. Ma perché ti sta zitta? No, sai che ti voglio che dire? Che vuoi cambiare? Lascia stare, lascia stare. Che ci vuole più di un'ora per arrivare alla conclusione del discorso. Siete donati, non te ne andare, perché noi siamo amici tuoi. Ma guarda la Madonna. Non siamo contro te. Ma perché ogni volta che io mi interrompi? No, non ti interrompe, l'ho fatto parlare. Io ti voglio dire una cosa. Tu dici, leggi le tue cose, come ho letto io le mie cose prima. Ognuno dice la sua. Leggi. Non è la sua, no. È perché l'uomo non aveva diritto a niente. Ma un momento. Ogni testa è un tribunale, si dice. Se uno sta ubriaco, no? Se uno sta ubriaco, che ragione che lo dire? Ma se uno sta ubriaco, che ragione che lo dire? Allora, chiediamo io. Ognuno la pensa, no? Vieni a casa, ma ti fai silenzio, sì o no? Sì, e allora fanno parlare, sono gli altri privati. Allora, la città. Siediti però. Il diavolo, la Bibbia ha tutte le prove. Il spostone della giacca. Il diavolo è una forza che è riuscita. Con 6.000 anni di tempo, piano piano, è riuscita a convincere l'uomo, facendogli credere. Il bottone della giacca, lo credo. Facendogli credere, se intelligente abbastanza, puoi decidere personalmente come devi governare il mondo. Non hai bisogno di essere sottomesso a Dio, alle leggi di Dio. Altrimenti sei uno schiavo di Dio. L'uomo ha creduto a queste cose, perché il diavolo. Definiamolo che per la sapienza umana è come il telecomando che cambia il programma della televisione. Allora l'uomo, proprio dall'inizio di questo secolo, che il diavolo è sceso sulla terra, si è impossessato il 100% dell'uomo. Come facciamo a sapere che proprio all'inizio di questo secolo è venuto sulla terra a pietà? Perché questo l'ha visto l'apostolo Giovanni, 2070 dopo Cristo, e l'ha messo in iscritta all'Apocalisse. Quattro cavalieri all'Apocalisse sono stati fatti figli. Cosa conferma l'Apostolo Giovanni a rivelazione all'Apocalisse? Che nel 70 dopo Cristo Dio, tramite un angelo, ha dato il privilegio all'Apostolo Giovanni di vedere come si avrebbe ribaltata la situazione. Come si fosse ribaltata? Quest'ultimo secolo. L'Apostolo Giovanni conferma che all'inizio di questo secolo ha guerreggiato Cristo e Gesù e gli angeli di Dio come guerreggiare hanno fatto una guerra bellico. Gesù e gli angeli di Dio da sempre per Roma la zambata alla bocca è come se facessi di culo a stare no sai che parlo di qui ce l'ho capito guerreggiare ci volesse solo una zambata alla bocca no? Il diavolo ha perso la battaglia, li hanno scacciati in giro, è sceso dallo scarabinato sulla terra. Come è sceso all'inizio? Ci furono feriti? Come è sceso sulla terra, sa cosa ha fatto? All'inizio di questo secolo? Ha inserito nella sapienza umana di farsi aerea l'unica armata. Ha fatto esplodere, ha messo i governanti l'uno contro gli altri, ha fatto esplodere le due guerre mondiali. Dal 1900 fai di culo a star zitto perché tu non sai niente. Io non lo so. Ha fatto ignorare dall'inizio di questo secolo perché fino al secolo scorso il mondo era ricco perché il diavolo stava in cielo, disturbava ben poco l'uomo e l'uomo al 90% rispettava i 10 comandamenti, il mondo era ricco. All'inizio di questo secolo no, ha fatto smettere. Allora da quando noi abbiamo fornicato. No, fai silenzio. Fai la persona educata. No, sto fissando. Dai una dimostrazione. Amico! Amico! Allora, il mondo poggiava. Deve accettare che parla. Parla piano! Con un palazzo poggia su 10 pilastri, dipende dai 10 pilastri. Se poi vengono spezzati i pilastri, il palazzo è pronto.
questi bracci cosa sono? E anche quest'altro. I 10 comandamenti dai seduto e nominato. Per il mondo avevano un valore come a 10 pilastri sotto il palazzo. Il mondo poggiato dipendeva dai 10 comandamenti. Fino al secolo scorso, che li hanno rispettati, il mondo era lì. Dall'inizio di questo secolo, al 1914, è stato spiazzato il primo. Dio dice non uccide. I governanti hanno fatto le due guerre mondiali. Allora, non uccide uno dei primi. L'uomo si è attrezzato, aerei, cannoni e carri armati, ha spianato tutto. Il 90% del fallimento economico, morale, sociale e fisico ha venuto da questo comandamento. Stai zitta, pezzo di merda! Amico! Amico, lascialo parlare! Il 90% della colpa del fallimento è venuto da qua. Il secondo, sai quando era l'umanità il secolo scorso? Un miliardo. Siamo, sai quanto siamo oggi? 7. C'è stato un boom di 6 miliardi l'aumento per quale motivo? Nato comandamento e potete state zitta, non fa sempre la figura fresca e potete sai il boom economico non è stato il boom economico la donna d'altra il secolo scorso non può negare il secolo scorso non solo era riuscito a fare regista era anche riuscito a parlarne quest'ultimo secolo libertà di sesso un aumento di 6 miliardi di persone. Ma non è dovuto alla libertà sessuale, senza a fornicamento. Aspetta, continuo. Allora, per essere ignoranti, solo questi due registrano il mondo e tutti tutti ma, chi è? Ma il mondo è a bancarotta per questioni economiche. Sì, poi le certe volte, quando io prima non ero al corrente di certe cose, non ti ha parlato di una persona. Tu parla quando e aveva problemi, però poi imparare una cosa. E prima che cominciavo un discorso importante che una persona, sai come faceva? Ma si mangiava il vino, ma quando è vino si butta in Italia, no? Mi sono fatta una mezza bozzista. Allora, chiudiamo, va! Chiudiamo l'argomento perché qua se ne tratta di cagare la vita, non se ne tratta più che si può discutere, arrivare a una conclusione. Ora hai detto a tuo. Allora, se parliamo che Annibolo mi ha parlato tu Annibolo, che le vino l'uscio da Antonio e da Annibolo. No, ma no. Hai detto la tua, fai dirlo la sua. Quello che dici in super show, usate un fatto. È tutta merda che deve ancora finire libero perché no, se tutti questi libri qua non era merda no, il mondo, no, il mondo no, non era aiuto a fare ma se tu dici che tutto il mondo è una merda mo hanno scoperto che dalla merda si può fare il petrolio è una cosa cara vuol dire che la merda vale qualche cosa si vuole sapere la merda tua quanto vale no aspetta no, che questa filosofia è ne vale un bottone che non frega i soldi le cose crolla. A parte richiamo con la cura, quello che no. Ascolta, io ho ascoltato il tuo discorso, mi dai a me la dialettica, questo, mi dai a me che posso rispondere alle tue. Io ho sentito qualsiasi cosa. Fa la persona intelligente no. Qualsia cosa se non risulta scritturato no, sulla Bibbia sulla parola della di Dio Bibbia. È favola sono filosofie perché l'apostolo Paolo 2000 anni fa sulla lettera 2 di Timoteo l'apostolo Paolo ha scritto 2000 anni fa che alla prima lettera di Timoteo 4 fai il culo stai zitto ma tipo, no non rispondo sulla Bibbia aspetta, no. L'apostolo Paolo dice che si avrebbero allontanato del tutto dalla fede e dalla verità, ma mentre avrebbero andato dietro alle favole a farsi insegnamento, ascolta, a insegnamento di demoni, e l'uomo ha fatto bancarotta. Ma vuoi dare la dialettica? Io non le hai, io non sapevo, mi sbagliato. No, la Bibbia, non mi interessa, ti rispondo su quello che hai detto sulla mente. Rispondo a te, io ma no, perché tutto quello che sai tu e quello che sanno i molti uomini come te mi mandano via non proviene dalla Bibbia perché? Da altri libri ma non è merda ma non perché hanno dimostrato di essere ma non merda bisogna, quello che ma non c'è bisogno quello che mi dici tu
tu, ah. Io l'accetto dal tuo cervello, non dai libri. No, è dalla Bibbia quello che dico io. Invece quello che dici tu è di uomini come te che mi erano fatto credere che quello che loro dicevano era una verità. Noi l'abbiamo creduto, no, ma io l'abbiamo seguito e al 2012, scendendo alla merda, alla fame, si era un maluto. Nel 1600. Deve dire beata, no? Pentire negli ultimi giorni, ah, e negli ultimi giorni mi pente sapendo che lo vede e dici così, bravo, fa fare. Però Gesù, questo lo dici tu e di chi? Ma perché lo voglio vedere? Perché ti fa comodo a te, eh sì. Però Gesù sa come dice che tutta quella massa che sarà quasi il 90% la pensano come te, che dice non gli vogliono servire, non vogliono accettare, però poi dice l'ultimo giorno si affollano. Dici che piangono come disperati. No, questo è da vedere, perché. No, lo dice qua. Ma è da vedere. Dito adesso, qua ti schiaffo, sbatte su bacio qui il muro. Quando la parola di Dio dice non va controbattuta, non, questo non è un dibattito politico. La parola di Dio è come la carta geografica. Nessuna persona ha diritto e si mette a controbattere. Dice no. Allora è come Hitler, dicevi la parola mia è uguale. E c'entra Hitler. Non ho capito. Quella parola Hitler o Mussolino, se non fa. La parola di Dio, nessuna persona ha diritto di controbattere Dio, perché questo non lo si fa. E va bene, negli ultimi giorni faccio compromesso. No, per quale motivo? Ma perché io mi devo cedere mo? No, negli ultimi giorni. Un momento, no, ma mo sta rapetto. È off. Questo tu, Michele, parliamoci chiaro, che se non è che è ricca, no? Le personaggio. Un paese. No, fa parlare la fessa di mamma. Per sai che tu signore. Essere ricco vuol dire che ha rubato. No, stanno le persone che cervello. No. Sì, perché. Questo sai chi lo dice. Le persone che sono ricche non possono essere ricche senza aver rubato. Certo, raggiungi quei piedi. Certo, dal paese, questo sai chi dice. Gli stupidoni del paese gli sono valuto un bottone. Le solite si li ha mangiati che la puttana che gli gioca, se li ha bevuti, se li ha fumati. Poi se ci sta una persona che ha usato un cervello, c'è il supermercato, è stato un grande appaldatore, ha fatto ricchezza, sa come dice? Oh, ma qui gli ho rubato, perché senza rubare i soldi non me li fa. E come se dici, qui gli ha tenuto un grande supermercato, ha fatto un grande costruttore, ha rubato, ha lavorato. Oh. Allora, causa problema a... Basta che tu hai la carta geografica e sei un conoscitore della carta geografica, la mappa stradale, hai tutto in mano. Ti devi attenere e soffermare a quello che dice la mappa stradale e la carta geografica. Non ti devi mettere che tu vorresti sapere un 50% in più dell'America. Al di fuori di quello che ne dice la carta geografica, la mappa stradale, no? Non lo può. Oh, allora, che cosa devi fare? Devi diventare un esperto di come si legge la carta geografica, la mappa stradale. E allora puoi, tramite la carta geografica, la mappa stradale, puoi sapere tutto a riguardo di tutta la nazione, no? Da Londra, no? Oh. E allora, aspetta, fa parlare. Ma allora, non mi smatti. Allora, aspetta un po'. Invece la gente. Allora, la cosa che deve fare la persona per sapere tutto riguardo di Dio e del mondo, il passato, il presente e il futuro, perché le cose andate male, perché Dio non ha fatto questo prima, che cosa farà subito, perché non fa di più, perché ha fatto di meno, perché fino adesso non è intervenuto a risolvere i problemi. Questo te lo dice la Bibbia, fa parlare. Allora la persona ha
a da parente di Google. Yeah. Però la persona a da parente di Google a studiare la Bibbia, allora quando si diventa, mentre studi la Bibbia ti dà la risposta a tutto quello che tu vorresti sapere, ma da parente di Google a studiare la Bibbia a conoscere tutta l'interpretazione della Bibbia. Invece la gente vorrebbe fare le cose a modo suo, che non si vogliono scomodare da studiare la Bibbia, di capire l'interpretazione, e vorrebbero dare, vorrebbero sapere tutto senza studiare la Bibbia. A da essere come quella persona la festa che ti cieca, tu pure sei nato e fatti di merda ancora. Non è così, Paolo. Se la persona non ci sta, mettiamo, no, ci sono state delle persone che la non sanno da scomodare a impararsi. Is dead. No, sono il top man, il shepherd, di settimana. Ma dai, sono importante when I stack the 40 prove in bed. I say, first letter to me, two, four, the person of Paul, he can fail. God say, he's clear when he writing in the Exodus 20. You mean you want to try to say that Jesus is a God like on top of the world? False, you don't know why. All you get that in one kind of Bible, you find you want to try to say, in the beginning you say, you was the world. And the world became as a God. You get that just in one translation of Bible, in King James Bible. And we checked another five translation, you don't get that. Just in King James, you understand that? Oh. Even Jesus said in 10, 20 different books, Jesus plenty. It's not fun. He say, come si dice? Gospel, Seventh Day Adventist, Baptist, all this group, you know when he walked out from the Catholic 500 years ago. Because he didn't. Now what is your point? Wait a minute. He didn't want to stay under the Pope. But automatically you carried with yourself the same false belief, the false teach. You was used the Catholic because you carried it with yourself. Any group, any religion, Protestant, I give the proof evidence 50% is true, the rest is not. I've been inside of the place, were born again, gospel, Seventh Day Adventist, Baptist. We will agree to disagree, okay? How much you want the bed? No, if we sit down. But we are not, we are born again, we are messianic, right? But we are not coming under religion. So, for number one, Protestant, Catholic, that means nothing to us. Yeah, yeah, but wait that a minute now. Wait us. A minute. I give it you right before you came. 6, 7 proof evidence. Okay, what you believe now? Slowly, I give the Bible to talk. Eh? Yes. You confirm that when you come to the judgment today, everybody is going up to heaven. That's right. Yeah. Not everybody is going up to heaven. Well, I not him. Not him. Hey. Not him. Maybe you could be right. No, not him. Because we have two things going on here. If he come, look, I want to be myself. Listen to me. It's not just you. It's not you alone have freedom to talk. We have freedom to talk. Yeah, yeah, but it's a one-sided argument that you're holding. With him, no, you have to be able to listen too, because we have to be able to
communicate. We have an opinion, you have an opinion. I am not saying that your opinion is wrong. I am saying that you are talking about religion, and we are not believers of religion. We are believers of Yeshua HaMashiach, who is Jesus Christ in the Greek, as you would know him. You say everyone is going to go to heaven. I am saying no, not everyone is going to go to heaven. Well, I hear that from so many born again, you confirm that when they come to judgment day. The judgment, Matthew, God, right, Hashem would love everyone to go to heaven. But he's already aware that some people are choosing to walk the walk of the Antichrist, to walk the walk of Satan, that refuse totally to turn back from their sinfulness and to come alongside the blood of Yeshua. So che ci sta, sta donna qua? Does that make sense? Io ne sono trovato migliaia di chiste che fanno tutto un sì. Eccato la Madonna dolorata che non dimanda in fondo. I cannot challenge, but I'm not going to just listen to him. Ecco la Madonna. Okay. We agree to this. You know, my darling, Matthew 28:19, Jesus said, make disciples and baptize the name of the Son, the name of the Father, and the name of the Son, Holy and the Holy Spirit. Because they are one. Just andanna. When you say the name of the Father and the name of the Son, it means two separate persons. Oh, no. Now, the Holy because if you see at the Father, if you see at the Son, you see at the Father. The Son said, if you see at me, then you see at the Father. Yeah, but when? There and then. No! Yes! You say, who see me now? You are at the judgment day, you get the choice to see the Father. You are not Christ. Because Jesus said, who fool me? Who agreed with me? Agreed with my Father. And you walk inside and you see my darling. You never beat me, even with 3 years, because I put it off. Thousand people. I leave it with you. Because... And I give the proof evidence. The only disproportion. I give the proof evidence. From the Bible, I write it down. You know what he said to me? My life is not important for what we do in the New Accord with Bible. All is enough to have faith, will be fine. I say, no, the Bible say the faith without the work, the action is dead. Plus, the Apostle Paul, first letter to Matthew 2, you never say that doesn't matter where you it doesn't matter where you follow God, you get salvation. The Apostle Paul, first letter to Matthew 2:4, he said that God is warned that every man to be saved up. But he must come to the throne. But before the judgment today, you need to fool Jesus according with that. And what I find it out to you, 95% of the way you fool Jesus. This is a different place and a different time. The spirit you receive, the spirit I receive, it doesn't belong from the God. It belongs from the devil. No, my brother. Because when you fool Jesus in a false way, the devil is very hard. Yes. It gives you power inside your place. You are the one that is making a lot of noise. Not tremendous. You are the one that is shouting. When you fool Jesus in a false way, the devil come in your heart. Your brother and here. You come like a Jesus, like an angel. The spirit of Christ is a gentle spirit. That is a dark system. We have the devil, Yahweh, when we walk in peace. My darling, you are not walking you, in peace. The Bible, you don't know nothing. Well, fine. But I may not know anything, but I walk by faith and not by sight. I walk by my faith. I don't walk by sight. No. I walk by the faith. I believe in God. I have seen God's kingdom. Yeah. I wait for it to come. And it is by my faith that I walk. Go. I will not walk right by the words of a man. Okay? The Bible I will work say, by the words of the Bible Yeshua. Say, that the, is it. The faith without God's kingdom. Yeah. I wait for it to come. And it is by my Go. Faith that I walk. Go. I will not walk. I walk away it's from dead. Him three times. I walk away from him three times. Go on. No accord with Bible. And so I was. Jesus has all these things.
Maomet became a 400 Allah Akbar.
Yes. I am Orthodox Bible Church, 81 books. My friend. Which Bible book? Which is your Bible? Nothing. Which is your Bible? The last but not last. The Bible is saying. Which one? Jesus gave somebody. You will find the the God he never gave the chance to do that. For the 20 years. He's going to I don't even have money and they come to the end. I'd like to tell him how many books in the Bible he can know. No question. Catholic Bible, 73 books. Protestant Bible, 66 books. Russian Orthodox Bible, 81 books. Yeah, I want to know one thing, John. Who come to do judgment today? Jesus alive come to do judgment today. Mohammed is died 1,600 years ago. How did you when somebody is dead? Free speech. Let me ask you a question. I want to ask you a question. Did anybody ask you to stay here? Listen. No. Hey. No. Listen. It's just. Listen. People will not ask anything. Does anybody want him to stay? No. You know why? Because you rejected truth. That's why. Yes. You want to listen to this. Yes. You want to listen to murderers. Yes. Yes. Okay. Off you go then. Okay. Yes. Thank you. Thank you.
La parola di Dio, solamente per spirito. Questa donata per lo spirito, questa donata per lo spirito. Spirito Santo, dona la parola di Dio. Tu lo Spirito Santo deve rinascito. Lo Spirito Santo lo ricevi quando tu segui Dio. You must be born again. Amici figli pensano che quando ti si è fatto l'anno timbro, il marchio, fa parte di born again, stai a posto. What did you do with it? How did you live? And my dear friend, this young man, when he left the father, with his pockets full of money. It's a strong power. It will be pushed from the devil. Now, a lot of people like you know what you say to me. Yeah, now Jesus came to me. One day shouted to me, Franco, he touched me here. I said, I was not right to Jesus, it was a devil. Because Jesus says one thing. Now, everybody see me when he was alive. When he coming back, he didn't come like a man. He said, come like a flash from Orient to Occident. But he said, be careful. If somebody is Jesus there inside the desert, don't go, don't leave it. If somebody is Jesus inside the room, don't believe it. Because 2 Corinthians 11:14, the Apostle Paul, what is confirmed, said, don't be surprised. Because false, the devil, you carry on to dress like an angel, like the Jesus, to corner the people. E don't be surprised, he get false positive. Now, all my friend, I match you on the bet. I can give you one or half. I'll give you 95%. The what you preach is not a problem. I done it before. Now, with one or I'll give you 40%. The what you believe. The Bible didn't confirm another way. I think I was polite. I listened for a long time, but then I said I don't want to continue. You don't know why you don't want to continue? So please, because me. The spirit you receive, my friend, it doesn't belong from the God, from the devil. And when we put the truth in your front, the devil, you know what he's doing? He uses your head to move away. Because the Bible says the full world is under the devil. The government and the seductive system of the devil. All this group of false Christians for to take the people away from the truth, from the Bible.
will be pushed from the devil's spirit. Anyway, I have been polite. I listened, but I wanted to be excused. And yeah, because you want to do that? Because you can't beat me. Because you've been beat. Affangula te mamma. Jesus has all these things. And Jesus has all those. Jewish people, you know what you say? There's no right one. Because you never chased away the Roman Empire. Because the Jewish people, he was expected to make the Jewish people free from the Roman Empire. You see, you still wait, after 2,000 years, you still wait for Jesus. When Jesus, he was the right Messiah, because he damned 1,010 accord with the 40 prophets. Have you got a question or do you just want to make a speech? You can get a ladder and speak if you want to make a speech. If you got a question, I'll answer it. Yeah, but you're just speaking. You can, I might. Why? Jesus, okay. Why you still wait for Jesus, for the Messiah? When the Jesus was actually stay away, the Roman Empire, that was no Jesus' job. Let me answer this man's question. I can only answer one question at a time. Maybe I should have five people. Okay. But, the credo is this: we believe in one God. Listen, we believe in one God, the Father, the Almighty, the Maker of heaven and of earth. Okay. But Jesus is a mediator. The Apostle Paul, he confirmed one God and one mediator. Jesus is the Son of God and he's equal to God, his Father. He's equal in nature, but he is not God, his Father. Jesus is the only member of the Holy Trinity who became a man. God the Father didn't become a man. God the Holy Spirit didn't become a man. Only God the Son became, he took the flesh of men. Now, fair enough, okay, but God is one. We don't believe in three gods. It's one God by nature, three persons. Father, Son, Holy Spirit. No, it's three times different, because Matthew 28:19. Our arrivato da Bertù, queste qua sono pagliacciate, non hanno nessun valore. Mi si chiede se mi faccio la casa a te. Ascolta lui. Talking about mountains in your head. You're religious, that's what you are. You confirm
che le spere si sono perse. When Jesus, Matthew 10 and 19, Jesus said, above me, the people will take the gold. You're nothing. Frankly, the government, but you don't need to worry the way you need to talk. Because that time, the spirit from the Father talked to you. The spirit is no person. It's the power from the God. I find it out, 99%, what you do, God accord with God. And that way, when you come to church today, you don't get salvation. Because there's a man like you. Where does it say that? Wait a minute. No, your writing's in the Bible. Where does it say that? It's a man like you. You know what he said to me? When I did, he was wrong. He said to me, all is enough to get faith to be saved up. Brother. When the Bible is saved, the faith, like without the work, the action is dead. All you want you do here is not. Come on over here. It's dead. Come on over here. No, I call. Come on over here. What fight? Because the post of Paul. Tell me about a different gospel. The post of Jesus said, if anybody, even an angel from heaven, brings any other gospel, let him be accursed. He said here. The post of Paul. It says in Galatians 1, if anybody brings a different gospel, to this gospel, to be let saved be up. If that means, a curse means he has a demon. He has a demon. That's what it means. Per quello il mondo è finito nella merda. Fallimento del 100%. Sì, ma non torna a guardare la mano di lui. Ma lasci perché che c'è già a Salaman. I'm just a paddy, that's all I am. I'm not ready to live a paddy. But I'm clever enough to know one thing. When I die, I'll go to heaven. You know why? Not because I'm a good man or ever done good things. That's not going to get me in heaven. I can do all the good deeds you like. It won't get you into heaven. The only reason I'm going to heaven is because I accepted the Lord Jesus Christ as my Savior. And because of that, he's going to take me into heaven. And there'll be a party going on when I get there. It'll be a great day with me. And I'll meet all my friends. You know? The great throne. Jonah, a martyr, does law. And the other day, the whole thing. Sheila. Don't look for a building, whether it's a mosque or a church or anything of that sort, because that is faith. Because Jesus said, if you pray secretly, God will get thistles from a vine. Yeah? And you can't get grapes from a thistle bush. If you get grapes from a vine, you get thistles from a thistle bush. If somebody brings you the gospel of peace, then they're sent by God. If somebody brings war, hatred, division between nationalities and religions, if they bring that kind of message, that's not from God. Because the gospel is a gospel of peace. First and foremost. Yeah. Well, that's part of it, yes. But it's more than that. Born again. I have been born again by the grace, by the Spirit of God. I believe so. Apostle Paul. First letter to Timothy. Apostle Paul. First letter to Timothy. Confirm that God is working. Every man is saved up, not judged. But he must come to me. When I find it out, the what you preach, what you do, 95% is no accord with that. And when you go, wait a minute. I was just quoting Jesus. Wait a minute. I spoke to a senior God. And when you fool Jesus and false, where you do it? I'm following Jesus and false. Yes. I just quoted Jesus. Wait a minute. Jesus said, repent. I'll give you for the kingdom of heaven. Yes. I'll give you how is that? I'll give you five. That's the dose of Jesus' word. I'll give you five ideas. You please. When somebody dies, the soul is going up to the strength. The soul is taking it down. When that falls, because the word is soul is from the Greek literature. The Greek dictionary confirmed soul is in person. Number two, you confirm that the spirit
is a person part of the community. Is it all? Yes. You can. Oh, yeah. I just said a joke. Wait a minute. Okay. Born again, I know that. No, hang on a minute. You confirm. You confirm. No, I didn't confirm anything. I just said no. The fact. You said that I believe something, and I just said you're wait a minute. I told you I don't. And then you said, oh, yes, you did. Yes, you confirm. So you know what I believe, but I don't. I don't actually know what I believe. Yes. But you do. I've never met you before. Wait a minute. You know what I believe. And you believe to the Father, the Son, Holy Spirit, the Saturnity. No, I don't. No? No. If you are born again, I know you're all born again. You believe. Well, you just not born again. You believe in the Father, the Son, Holy Spirit, the Saturnity. When the Apostle Paul, first letter of the Matthew 2:4, confirmed one God. You want to make it. You can be born again, you confirm. Wait a minute. You confirm that the Spirit is a person part of the eternity. No, that's not what I just said. When the Jesus. You said that. I never said that the Spirit is a person. No. I don't believe the Spirit is a person. All the born again, you confirm. Oh, well, yeah, well, I'm not sure born again. As far as I'm concerned, I had an experience where I was born again. When the Jesus Matthew 2:10, 19, you say, above me, before you fool me, you will be taking a coat in front of the government. But when you are in front of the government, you don't need to worry. The Holy Spirit gives you Spirit from the Father. Yeah. The Spirit is to the power of the Spirit. I believe that. As far as I can say, I checked the 99%. What you do, more comfortable with the Bible. If that kind of Spirit you have inside you, but it doesn't belong from the God. It belongs from the devil. Because when you fool Jesus in the false way, the devil is very hard. He comes in your heart and give you Spirit. You're born again. It's a load of the rubbish. I've been inside for 6 months. After 6 months, he came to my house. Sorry, you can't hear that. It's a Jehovah Witnesses. You give the 50 proof evidence to what you do. When he came to the top of man to see me, I give him, listen to me, sir. I spoke to him. I've to you quite a long time. You've been quite rude to me. You are all not, I've done is I've preached what Jesus taught. I showed you that I've preached what Jesus taught. And you've been very rude to me. You've told me, you've accused me of things I've done. You told me that I've got the devil inside me. Yes. You say the devil is strengthening me. Who's strengthening you? You say, all of God again. What he preach, 95% I check. Not a God Bible. And when is no a God Bible? You haven't shown me anything that I believe. Yeah. I want to change you. Can you show me one thing that I've said that doesn't agree with the Bible? Well, you are not born again, you know? Well, Jesus said, unless you are born again, you cannot see the kingdom. I'm trying to die. So Jesus said that. I didn't make it up. What do you mean? Born again, you say, you need to be born again. When you are, what is you? I didn't say you need born again. I said you need to repent. When you tell me what this means, it means that Jesus will say, you need to change your personality. You need to renew yourself. The proper man in your place. When I come out of my place. Yes, the born again. Who's the top man at my place? The born again. No, who's the top man at my place? Come on, go away. I know so much the born again. 99%. The top man when I did the top man. Yeah, who's the top man? The born again. The top man is Jesus Christ. No, the top man is the born again. Who is the top man? Yeah. When I give the first ideas, you don't belong to a church. I don't belong to a church. You don't belong to a church. My top man is Jesus Christ. I come in and I tell people to repent. I don't tell people to go to church. I don't tell them about a top man. You are no part of the group, no? No. Okay, you are no use. No, because Jesus, he made the 12 apostles
and you make the congregation come on, go away. Go away. For Elijah, go away. I don't know. Go away. Come che stavo dicendo, l'arte della commedia, cioè la commedia è bella, per questo tutti quanti pazzi vengono qua, ma questa gente, come faccio a fare la commedia se tutti quanti, è tutto proprio da manicomio, questa è tutto proprio da manicomio. Ci deve spiegare qual è il motivo di questa gente. Sono dominate da uno spirito satanico. E poi lui lo deve dire, capisci? Perché questa è roba da manicomio. Cioè, capite perché siamo venuti qua? Questa è roba da manicomio. Non ti dico. Allora, non è un caso, questi sono dei ciarlatani in cerca di gloria. Ti raccontano sempre le stesse cose, ma non sanno che cos'è, cioè di una cosa, ma non sanno questa cosa com'è. Ora America, da pastore è diventata santone, e ci deve spiegare un motivo perché questi qua parlano così. Questi vogliono, questo se vogliono far capire, questo se vogliono far capire che anche il pidocchio c'ha la tosse, capisci? Ora ci devi spiegare alla gente perché il pidocchio c'ha la tosse. Dico io, si può curare questi qua. Giorgio, questo è anche per te, ora lui ci deve spiegare la vita eterna. Allora, quale potrebbe essere stata la causa del 100% che questa gente sono qua tutto il domenico, anno dopo anno, a cercare di tirarsi la pelle fra di loro, di trovare la ragione, e non riescono mai a mettersi d'accordo. We have here for one reason. Bene, people. 6 months. Lo so che argomento è. Che chiede a lui di dire? Allora, dai, fammi sentire la tua voce, dai, così dibattiamo. Ma sto dicendo a questi amici qua che loro devono studiare la Bibbia, la parola, per conoscere, studiare ad arrivare qual è stata la causa che è avvenuta 17. Vuoi la risposta? Vale. La risposta è semplicissima, perché la parola di Dio è messa in mani dei bastardi, di gente senza scrupolo, senza nessun principio di aria, che solo il Dio denaro è il loro stesso sera. Quindi la religione non ha colpa, è la colpa di chi pratica la religione. No, la colpa è stata del Vaticano. No, il Vaticano rappresenta qualcosa, ma non rappresenta la religione in sé. Il Vaticano tutto nel 1650 anni. Vabbè, ma la religione esiste prima della Vaticano. No. Siamo nel 2017, quindi la religione cristiana esiste nel 2017. Però il 25 dicembre si festeggiava l'impero romano, il sole, perché il sole comincia a risalire. No, c'è una disputa tra i cattolici e gli ortodossi, adesso va bene, sì. E quelli lì sono sei giorni la calcolano rispetto al calendario, quindi i cattolici la festeggiano il 25, con loro la festeggiano il 30. Sono metodi di calcoli matematici, ma va bene. Un giorno più basso. Allora ti faccio una domanda, tu sai anche tutti gli africani, e quelli calciatori, dice quando sei nato? Quando il sole era da quell'altra parte e registrava. Vabbè, mi dico. È una cosa così. Vabbè, fammi parlare, per piacere. Ma sempre hai parlato, ma è quello, lasciato quello che dice tu, non è accurato lo spirito. No, è come un'erba che non porta fuori. Allora, mica è macchina. C'hai il manesco? E non interrompere. Non interrompo. Se lui non ti fa la domanda, lui non va.
fa la domanda, parla a Vanfra. E tu come cazzo parla tu? Come una fontana. Ma tu dici puttanate dalla mattina alla sera, come cazzo dici? Fai parlare pure a lui. Questi sono tre truffe familiari. D'accordo, ma invece, siccome gli altri. Sono tradizioni, no, sono. Frato, fammi parlare. Frato, quello che vorresti dire non è accurato. Allora, perché? Allora, il funerale. La Bibbia non dice, no, speriamo no, che lo fanno subito. No cimitero, no casa, no villando e nel funerale. E dove vuoi essere? Aspetta. No, spiegami, dove vuoi essere? Poi quello che sto spiegando, non interrompo per piacere. Allora mi lasci il tempo anche di dire una parola, non ci serveva, giusto? Ma io ti sto dicendo che fino all'inizio. Allora ti lascio il tempo di finire e poi dopo mi lasci anche un po' di tempo per me per dibattere, altrimenti me ne vado. La persona sbagli. No, frate, sbagli. Allora leggi bene la Bibbia. No, sono creati in terra. No, è sbagliato. Mi spiace che contraddirti, ma è così. Paradiso in cielo in terra. Dammi la prova. Adamo quello che dici. Fallo parlare. La Bibbia spiega che la Bibbia però non ha spiegato, non spiega da dare bene, da creare il genere, da creare sulla terra con il corpo. Lasciamo perdere. Quindi sai chi li ha mandato qua? Indovina chi li ha mandato? Non lo so. Il governante di questo sporco sistema. Guarda, io non lui sono italiano. Per sto dicendo. La Bibbia non l'ha studiato. Io non sono italiano. È venuto qua. No, leggi il mio nome. Ma vedi qua. Leggi. È lui. Se io mi pento come mafioso, no, c'ho meno pena. Ma se frequento Michele Antonio divento scemo. E i testimoni di Geova mettono Gesù Cristo. Ma voi tu, io ti ho sentito parlare sempre di Dio, ma mai di Gesù Cristo. Com'è sto fatto? Forse perché Gesù Cristo ha detto e l'imperatore romano l'ha crocifisso, dice io sono il figlio di Dio, l'imperatore romano ci dice è Dio sulla terra sono io. E tu osi dire che sei il figlio di Dio, e l'ha fatto crocifisso. Collabora insieme a Dio e Gesù. Gesù è il mediatore. Sì, fanno. Pessoa pure diceva qualcosa su questo fatto. Giocano a carta. Ascolta, ti volevo dire e poi chiudiamo, che Pessoa dice che il Dio e il diavolo sono la stessa persona. Il Dio di giorno si chiama Sole e poi di notte si chiama Luna. Perché il diavolo è la Luna per Pessoa. Non l'hai letto quella radonna che va al ballo in maschera e si corre. Quello della domanda, c'è un libro a Messina che me l'ha dato Michele, che lo volevo indietro, ce lo devo comprare, di Passigli Editori. Lo dovresti leggere quello. Comunque guarda, non perdiamo molto tempo perché sono qui concentrato su una tomba che devo pregare per il mio amico. Hai capito? E poi ci vediamo e discutiamo di tutta questa filastrocca. Io ho un amico che 30 anni fa. Palateci, non so dove metterli. Lascia la pedra, Bibbia, un libro inventato, come l'ha detto Carlo Marx, che non esiste la Bibbia, non è mai esistita, sono tutte chiacchiere quelle, tutta bacchina di legno, non capisci niente, è
ancora ci credi? Ricco, ti ricordi quel periodo della tua ricchezza, il periodo aureo della tua vita, quando eri ricco e ti divertivi a giocare a donne? Adesso ora parli così della Bibbia, quando vai a... allora non ne parlavi di queste cose. Perché navigavi come il remita e non come il re Creso nell'oro. Oggi siccome navighi nel piombo, allora parli così. Comunque ti devo incontrare perché ti voglio portare a raso terra, ti voglio far ragionare e ricordi una cosa, come l'ha detto quel vicario inglese, la religione è lotta dei popoli, e Carlo Marx ha ribadito, la religione è lotta delle masse. È tutto. E puoi rimanere solo a Eka Grobu, ne apri un culato. No, nell'immondizia. Se... devi cambiare aria, zona. Io lo so dalla polizia, ma la polizia mi ha fermato e dice chi è quella persona? Sì, sì, è un amico mio. E, però a me sei andato ieri in chiesa là dai messi in liceo. Domani. Domani vai. Vai domani. Vengo io. Povero ragazzo, che pena mi fai. Sei stato in chiesa a pregare il bambino Gesù? No, il bambino Gesù, quello che è nato a Betlemme il 25 dicembre. E lo dite voi, i cattolici, i protestanti, i testimoni di Geova. Amerigo, ti ho detto sempre, ha detto un vicario protestante inglese, la religione è l'otto dei popoli, Carlo Marx, il fondatore del Partito Comunista Mondiale e del Manifesto, ha detto che la religione è l'oppio delle masse. Hai capito? E non ti entra nella tua testolina, perché hai una testolina piccola come quella della ranetta. Pronto? Ma lo vedi quanta gente che ride qua? Senti i rumori? Ti senti i brusii? Senti una cosa, adesso ti lascio perché vedo la birra si sta riscaldando. Ciao, ciao. Barbecue, guarda. Hello. My friend, Amerigo. How are you? Sei pronto. Oh, a colosso, it's alright. Not tea. Oh. Bye. This is where. What were you doing? Non lo sapevo che venivi tu qua. Io lo avevo capito come domani vai dai portoghesi. Ho detto ai cigni. Ho detto ai cigni che tutti i commercianti, il commercio non fa, sono commercianti a far fuori o all'aria aperta. Vedi, quest'anno purtroppo non c'è la gente qua dentro. La prima comunione. Secondo te, hai anni? Secondo te, Anni, secondo te, ogni pazzo ha il suo posto che si merita? Non è cellulare, io voglio stare nel tema, che ognuno di noi è
punto di un cammino. No, se, voglio sapere, se ogni pazzo se ogni pazzo al suo posto che si mette, tu e Americhe, voglio sapere se siete al posto giusto. Vedi Annibalo, Dio. Ah, io ho letto il Dio, no, no, Papo, ferma qua. Tu non sei tu la principe. Abla tu un po'. Perché Dio è miliardi di volte più intelligente dell'uomo. Ho creato Adamo. Ma secondo te. E poi ho creato Eva, perché se rendete conto che Adamo solo senza la donna. Cosa faceva male? Facetto Eva. Ma è la leggenda del Dio. Momento che poi Eva doveva partorire, doveva fare i figli e dovevano riempire la terra. Poi l'errore fu che il diavolo si è trasformato come un serpente e ingannato Eva. E tutto è andato a rovescio. A rovescio. Poi ecco, tu stai a bere il vino, c'hai due bicchieri, bevi due bicchieri. Fotografo, vine, filma. Annibale. Il diavolo. Il comunista stalinista. A Chapman Square. Ha ingannato Annibale. Il diavolo. Dio ha creato Annibale. Si doveva mangiare uno. Il diavolo poi ha fatto vino, ha fatto trasformare vino, così la gente si prende un ubriacone come a lui. Guarda, tu ti vai poi, pure la birra, allora bevendo birra e vino insieme io stiamo nel tema del discorso, cioè nel tema che ognuno di noi è fortunato, però tu non lo sai, lascia vedere a Regina, da Medeo e Serpente, quelle sono leggende. Hanno ubriacato l'umanità per ogni secolo secondo, no? C'è stato un momento che moglie e marito hanno un rapporto sessuale, però poi ma io te no, 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 fammi parlare prima, poi il diavolo si è concentrato sull'uomo di continuo e ha sempre cercato di far fare l'uomo quello che Dio diceva di non fare. E tu allunga la cosa. E le cose. Strigli, strigli. Io quello che voglio dire io è questo. Noi 7 miliardi e 200 milioni così statisticamente oggi che viviamo sul pianeta, sul globo terracolo, non lo so chi siamo noi. Prima lo so che siamo forse un capito. Secondo chi siamo? Cominciati dal presidente della Repubblica, venendo all'ultimo spazzacamino della strada. Ma secondo te? Non so come dobbiamo risolvere la nostra esistenza. Ma secondo te? Il punto è questo, come noi dobbiamo specificare l'esistenza. Specificare la nostra esistenza. Perché io esisto al mondo? Questo è un problema che la filosofia si è creata dal mondo antico, da Platone, da... Però già da oggi in poi io te do la medicina. Perché noi? Devi perché allontanarti tu, dal vino e dalla pizza. Tu perché dalle donne, dalla sigaretta, dalla droga e anche degli amici che abbiamo allora, perché tu esisti a già hai cominciato a interreggiare. Ma quello che ha creato la birra e il vino è un altro... Tu questo povero Antonio. Quello che ha creato la birra e il vino è un altro uomo. È un altro uomo. Ma non ci può fare più alla casa. No, è un altro uomo che l'ha creata per te, per farti gioire. La birra che ha presentato, il vino... 3.000? 3.000 anni. E io... Allora ci fottiamo l'uno con l'altro. Ha detto Giorgia. Ok. Ha detto Giorgia. Dissimo, conosce a me. Sì, ha visto i dividiti, abbiamo ti conosce abbastanza. Ha detto, il Papa ha detto, ognuno cerca la propria salvezza di tutti. Ok, cerca la propria salvezza e non la salvezza di tutti. Per dire, se tu hai fatto il tuo dovere, no? Lui mi ha detto a me, dice, se tu hai fatto il tuo dovere, a te che te ne frega a te della vita degli altri, salvati tu. Con questo, capisci? Cioè con questo dici sono d'accordo col Papa. Perché il Papa dice che ognuno, il Papa ha detto, ognuno cerca la propria salvezza e non la salvezza di tutti. Allora questo ha detto Giorgio, chiesto stessa domanda, dice, cosa bisogna fare per avere la vita eterna? La salvezza. Ma ecco dove stava la merda. Il Papa fa capire, basta che una persona, lui non fa male a nessuno,
sta a posto, degli auto non si deve interessare, invece non è così. Perché quando... mai che da pastore sei diventato santone, eh? Questo non è una scelta, Giorgio. Deve stare tranquillo, che questo, una persona, la decisione viene dall'alto, non è una persona che personalmente decide se vuole diventare un discepolo di Cristo Gesù. Quindi in questo tempo che siamo alla fine di questo sistema, Gesù, Dio, sta nascendo delle persone per gli mandare in giro a maestrare altre persone. Se io non avessi incontrato i pazzi da casa per notte, non staremmo qua a discutere. E allora perché l'ha guardato i film? Perché quelli sono pazzi. E dici, ma quelli sono pazzi perché sono pazzi. Allora, dice a Giorgio. Quello che alcuni, come modificare la pazzia e la follia. Tu prendi un dottore dei pazzi, a forza di essere quei pazzi, diventa pazzo pure lui. Yeah. E così mi è successo pure a me. Yeah. Allora, Giorgio. Per Americo, ogni scusa è buona per mettere in atto la follia di Don Chisciotte alla corte. Branca Leone, cioè noi siamo alla corte di Branca Leone. Allora, la tragedia di America è di non essere riconosciuta dalla critica come il più grande pazzo della storia. Questa è la tragedia, perché sì. Non riconosciuta. Sì. Se la critica è perché c'è la critica, perché la critica non sa apprezzare la pazzia di America. Io lo apprezzo, ecco perché. No, il genere umano è abituato a apprezzare le stupidaggini. È off. È off. Ok, sono 3 anni, vengeva girando il mondo, fa pubblicità, però non dice, ogni anno le cose continuano a peggiorare un 5%. Ma questo Papa è falso o è vero?